Buon pomeriggio, bentornati, ben arrivati per chi ci ha raggiunto solo in questo momento. Ricominciamo con i lavori del Verde Blu Festival. In questo grigio momento post-prandiale abbiamo riservato per voi un momento molto intenso che quindi vi darà sicuramente la carica. Abbiamo quattro speaker d'eccezione che si alterneranno sul palco raccontandoci delle cose veramente molto emozionanti e molto interessanti. Comincio ad introdurre il nostro primo ospite, che è il professor Roberto Battiston, fisico, già presidente per molti anni dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ci porterà in mezzo alle stelle. Prego. Benissimo. Professore. Grazie, mi sentite? Sì, e possiamo partire. Parlo di space economy perché è un tema che è molto ampio, parliamo molto spesso di economia in questo contesto e ha delle ramificazioni che vanno anche nella direzione della questione della sostenibilità e della transizione. Lo spazio sta cambiando, quello che state osservando in questo momento è le messe in orbita di alcuni nanosatelliti grandi come una scatola da scarpe. Sono lanciati dalla Stazione Spaziale Internazionale, la data 2014, sono quasi 10 anni fa, e hanno rappresentato una svolta nel settore, perché questi oggetti costano 10, 15, 20 mila euro e si comportano per certi versi come un satellite normale. Ma lo spazio sta cambiando anche per un altro motivo. Nel 2015, un anno dopo, a Natale, per la prima volta Elon Musk ha fatto riatterrare in piedi un primo stadio del Falcon X, del Falcon 9. Voi dite che c'è di strano? Beh, come far atterrare una matita, non dico sulla punta, ma almeno sulla parte posteriore? Di solito casca sempre. Infatti hanno sbagliato varie volte, ma alla fine, dagli, dopo 6-7 tentativi, gli si è atterrato in modo perfetto, si sono spenti i motori, quell'oggetto vale il 45-50% del costo dell'intera stadio, dell'intero razzo, quindi il primo stadio, con tutti i motori che rendono molto costoso il lancio nello spazio. Recuperando questo, ne hanno recuperati più di 150 da allora, date un po' l'idea, si cambia il mercato dei lanciatori nello spazio. Lo spazio sta cambiando in questi ultimi 7, 8, 10 anni. Per darvi un'idea di che cos'è lo spazio oggi, la space economy oggi, guardiamo questa sequenza, concentratevi su un mese di lanci di razzi nello spazio. La data in alto a sinistra, 14 ottobre dalla Russia, 22 ottobre un'altra Soyuz che parte dalla Russia, il sonoro per cortesia, tiratelo su che non si sente. Andiamo al 22 ottobre, lo stesso giorno, siamo invece in India che lancia un satellite. Anzi, 36 satelliti di OneWeb, una costellazione. Torniamo in Russia il 26 ottobre, ancora da Baikonur. Questo va sulla ISS a portare il resupply, le forniture per la stazione spaziale. Andiamo in America, Vandenberg, 28 ottobre, manda in orbita Starlink, la famosa costellazione che butta in orbita 40-50 satelliti a botta, e ne ha messi su praticamente 4.000 fino adesso. Siamo nel novembre 1, una missione straordinaria perché è un Falcon Heavy che fa riatterrare uno o due dei tre stadi principali. Il terzo atterra su una barge in mezzo all'oceano, recuperando 3 su 3, mai successo prima, 3 su 3. Una cosa fantastica, vuol dire che questo costo di questo lancio gigantesco è ridotto in modo estremamente sostanziale. Siamo a Cape Canaveral nel novembre 3, metti sempre SpaceX, metti in orbita un singolo grande satellite che va in orbita geostazionaria. Andiamo in Cina, il 5 novembre. Questo mette in orbita un satellite, un copia di satelliti di cinesi, ma pochi giorni dopo, il 12 novembre, mettono un razzo più grande, mette in orbita un pezzo della Space Station cinese che va a sostituire o aggiungersi a quello esistente. Siamo il 12 novembre a Cape Canaveral, due satelliti ancora lanciati da un Falcon 9 di media dimensione. Go Falcon 9.
torniamo in Cina, qui mette in orbita semplicemente un grande satellite, sembra una cosa banale, no? Però hai voglia se è banale. E il prossimo dovrebbe essere l'ultima della sequenza. L'Artemis, il grande lanciatore della NASA per tornare sulla Luna, lanciato il 16 novembre, un gigantesco razzo con cui gli esseri umani, gli astronauti, torneranno sulla Luna a partire dall'anno prossimo e faranno nei prossimi anni una base lunare. Questo vi fa capire come lo spazio sia qualcosa che è presentissimo. Voi non leggete sui giornali di questi lanci, perché ovviamente i giornali parlano di altro, è un settore relativamente piccolo, ma le implicazioni sono sul fatto che queste orbite, questi satelliti, questi servizi ci stanno servendo dalla mattina alla sera senza neanche che ce ne accorgiamo. Il GPS altro non è che un effetto, poi il Galileo, che è un effetto di questi razzi. Noi ci accorgiamo come società dello spazio quando vediamo i volti di questi Elon Musk, il capo di Amazon, oppure Bezos, thank you, grazie, e oppure il capo di Virgin. Ma dietro c'è un mondo molto più ampio, quindi questi space barons, che sono quelli che stanno in qualche modo riempiendo con le loro vicende, le loro rivalità, le loro ricchezze, i loro investimenti, le loro passioni, il mondo dello spazio, di fatto dietro hanno una realtà che ha dei numeri molto interessanti. E veniamo a quello che ci interessa a noi. Cosa accade con questo spazio? Beh, lo spazio sta diventando democratico. C'è spazio per tutti, nel senso che ciascuno può comprare, anche piccole aziende, satelliti lanciati col costo di una utilitaria o di una macchina di medie dimensioni. Con 40-50 mila euro mi compro un satellite e lo metto anche in orbita. Il fatto che poi ho dei piccoli satelliti, molto piccoli, molto smart, un po' come un cellulare, mi permette di pensare in termini di mega costellazioni. Mega non sono milioni, ma sono decine di migliaia. E tutto questo è l'effetto di tecnologia che in termini di sviluppo temporale ha portato, col calcolatore, dagli anni 50 ad oggi, la stessa potenza di calcolo da riempire questa stanza adesso sta sul caccapocchia di uno spillo. È successo per i telefoni cellulari, chiaramente i computer sono un esempio clamoroso, sta succedendo anche per i satelliti. Si possono fare satelliti come questo, che pesano 4-5 tonnellate, costano 400 milioni di dollari o di euro e vengono messi in orbita geostazionaria per mandarci con le parabole, i canali televisivi, tutti quanti sappiamo che c'è qualche satellite a cui punta la nostra parabola, ma possono essere delle scatole da scarpe. Ma se si va a fare satelliti che sono scatole da scarpe, cambia tutto. California, 2014, un gruppo di 7 ingegneri in un garage californiano, poteva essere Steve Jobs e compagni 20 anni prima, no, sono dei nuovi Steve Jobs che fanno che cosa? Si inventano l'idea di fare dei piccoli satelliti. Hanno iniziato 3-4 anni prima, sono 10 anni fa. Ci volevano 7 giovani geni, chiamiamoli così, o imprenditori, per capire che stava cambiando il mondo. L'hanno fatto e hanno cambiato il mondo dello spazio. Un piccolo satellite che sta sulle dimensioni di un braccio, una scatola da scarpe, è formato da un corpo, un controllo, una macchina fotografica in questo caso, e delle pannelli solari per l'energia, è in grado di controllarsi in orbita e di prendere delle immagini. La cosa fantastica è che quando uno fa il satellite da 4 tonnellate, incomincia 6-7 anni prima, fa i blueprint, e poi si deve spostare un bit o una vite, succede un disastro, perché deve rimettere a posto, un po' come la catena produttiva di un'automobile, non cambi la portiera all'improvviso. Quando uno fa questi oggetti, che potrebbero essere chiamati giocattoli, sono talmente semplici e talmente in pezzi che si assommano come un Lego, che nello sviluppo della costellazione numero uno che hanno fatto, una costellazione di 120 satelliti, hanno avuto 13 ridisegni sostanziali dei satelliti mentre facevano la costellazione. Il valore economico di 100 satelliti è qualche milione di euro. Possono permettersi di rifare e modificare rapidamente. Ma che ci si fa quando ho 100 satelliti in orbita? Ci avete mai pensato? Li si mettono in fila uno dietro l'altro. In orbita polare, i satelliti non possono cambiare piano orbitale, girano sempre senza mai fermarsi, la Terra che gli gira sotto. E quindi passa un giorno, loro vedono, ciascuno di loro vede un pezzo di Terra diversa e lo fotografa regolarmente. Una volta al giorno questo insieme fa una cosa mai vista prima, l'immagine di tutti gli angoli della Terra
ogni giorno alla stessa ora con una precisione di circa 2-3 metri. 2-3 metri non è un granché rispetto ai famosi satelliti spia di James Bond, ma è quello che serve per fare l'economia, perché con 2-3 metri si fanno delle cose incredibili su tutto il mondo alla stessa ora. Per esempio, raffineria sul bordo dell'oceano Atlantico. Siamo in America, fotografie di questa qualità sono facilmente ottenibili con quei satelliti che hanno risoluzione di pochi metri. Ingrandiamo. Si vede che questi oggetti, visti a una certa ora del giorno, hanno l'ombra caratteristica del coperchio che i sistemi di gas o di petrolio hanno, e cambia in altezza, cambia l'ombra, e da un giorno all'altro capisco di quanto è salito e di quanto è sceso. Io la chiamo l'economia delle ombre. Queste ombre hanno un valore perché lo posso fare su tutti gli Stati Uniti, su tutta la Cina, su tutta l'Europa, e posso capire chi ha bisogno, chi sta esportando, chi sta importando. Vado a Wall Street e ci faccio gli stock plans. Oppure conto le nuvole. Le nuvole sono gli sbuffi di condensa termica delle centrali a combustibile. Siamo in Cina, in inverno, se io misuro quanto è grande la forma di queste nuvole, so quanta potenza sta producendo quell'impianto. Lo sommo sull'intera Cina e capisco l'andamento dell'economia cinese in quel particolare momento. Ma le cose che si possono fare sono tante. È la fantasia che ci deve un pochino guidare e non essere limitata. Si vedono nascere nel mezzo del nowhere i campi di profughi. Si vedono sviluppare giorno per giorno il taglio della foresta equatoriale. Guardate le date. Finisce col giugno, siamo in agosto, metà agosto, primi di settembre, metà settembre. Fine di settembre, non so quanti ettari se ne sono andati, si può misurare con precisione assoluta cosa sta succedendo. Poi non è che si interviene dallo spazio, però il dato è oggettivo. Si può vedere chiaramente lo stato dell'agricoltura. Qui si sta vedendo come in mezzo di un deserto, mettendoci acqua, con queste girandole circolari, nasce l'agricoltura, di conseguenza si misura lo stato di salute a seconda del colore o anche della sensibilità all'informazione di mancanza d'acqua. Si può capire quando irrigare, come irrigare, migliorare le risorse utilizzate per fare agricoltura. Si possono scoprire le perdite di metano. Il metano è invisibile. Il metano è un gas di quelli che rivaleggia con la CO2 come effetto serra, è 60 volte peggio. Poi di fatto il sole se lo distrugge dopo qualche giorno, ma l'effetto del metano è veramente pesante. Sapendo dove si perde, tipicamente nelle vicinanze di giacimenti, ma potrebbe anche essere una perdita non monitorata di una raffineria, questo si può chiaramente intervenire. E tantissime altre cose. Si può misurare l'altezza del mare, dell'oceano. Voi direte, ma l'oceano si autoequilibra. Non è mica vero. Dove è più caldo è un pochino più alto, dove è più freddo è un pochino più basso, perché tutto quanto si comprime. Cioè l'equilibrio è fra temperatura, volume, densità, gravitazione, e qua si può misurare con precisione millimetrica dove l'oceano, i vari punti, e naturalmente vedere anche il trend dovuto al cambiamento climatico che ci porta agli oceani mediamente a salire di questi 3-4 mm all'anno, che sono un gigantesco problema per chi ha le isole che stanno a livello del mare e ha dovuto abbandonare i propri paesi, come è successo in alcuni casi del Pacifico. Si possono fare anche delle cose curiose. Il cambiamento climatico ha riaperto il passaggio a nord-est e a nord-ovest. Era chiuso da tempo perché faceva più freddo, è aperto 12 mesi all'anno, aperto sempre, d'accordo, d'estate è diverso, no? Perché dallo spazio si possono vedere dove sono gli iceberg e si dice alle navi dove passare per evitarli. Quindi questo è un aspetto di carattere o sfruttamento di un effetto dovuto a un cambiamento che non è quello che avremmo voluto, ma commercialmente ha un enorme valore, anche perché risparmia dei viaggi lunghissimi e quindi da un certo punto di vista migliora anche le condizioni. Bene, questa roba qui è la Space Economy. È un mercato che ha un 370-420 miliardi di euro all'anno. È in crescita continua da anni a questa parte, ci si aspetta che aumenterà in modo significativo, è un po' anticiclico, perché è un momento in cui arriva la tecnologia, ha cambiato le regole del gioco, ci sono la possibilità di lanciare a costi molto più bassi, cose molto più piccole, compatte, tante assieme, cambierà le telecomunicazioni, cambierà tantissime informazioni, tipi di realtà, e se vogliamo
dire il futuro, quale sarà, no? Tutti quanti dicono il futuro, ma sicuramente avrà a che fare col trasporto. Abbiamo visto alcuni esempi, anche prima citati, come il turismo spaziale, comunque andare nello spazio, andare sulla Luna. Telecomunicazioni. Questo è un punto fondamentale, perché con queste costellazioni di 4, 5, 10, 15, 20.000 satelliti, beh, l'altro giorno Elon Musk ha detto che con i suoi satelliti sarà possibile telefonare col proprio telefonino. Avete capito cosa vuol dire questo? Non solo con le antenne paraboliche montate sulla propria casa, col proprio cellulare. Apple ha già fatto un accordo in questo senso. Cambia tutto. Per dirvi il ritmo a cui le cose si stanno sviluppando, nuovi materiali, tecnologie di vario genere, sfruttamento minerario. Avete forse letto questa notizia quasi fantascientifica che la NASA sta per lanciare, o ha lanciato forse in queste ultime ore, un satellite che punta a un meteorite noto che sta girellando nel Sistema Solare, il quale si ritiene che sia molto ferroso, molto pesante, molto pieno di metalli. E a seconda di quali metalli c'ha, può essere di un valore di 50 fantastilioni o 5.000 fantastilioni. Fantastilioni è un numero che non so cosa voglia dire, ma era riportato in questi termini. Perché se uno ha una roba che è lunga 10 km, alta 10 km, e c'ha tanto platino, o tanto ferro, o tanto rame, è più grande della più grande miniera mai trovata sulla Terra. E andarlo a scavare e sfruttare può, sulla carta, muovere numeri che sono da capogiro, perché ovviamente sono numeri indicativi, ma c'è una missione che sta andando a esplorare asteroide. E poi dati. Qua si parla sempre della parte blu come della parte informatica. Dallo spazio si riescono ad avere dei dati straordinari da un punto di vista unico. Avete visto alcuni esempi di cose che altrimenti sono impossibili da fare. Metteteli assieme con le cose che si fanno già a terra con i dati, voi capite che si apre una dimensione ulteriore con una globalizzazione, un'informazione dettagliatissima di tantissime cose che contribuisce a cambiare il mondo. Chi potrebbe rispondere alla domanda quale sarà il futuro dello spazio? Io ho un amico, per motivi professionali, sono un fisico, che ha saputo spesso interpretare in anticipo il futuro di settori scientifici come il suo. Ha detto, per esempio, le onde gravitazionali sono una cosa bellissima, mai nessuno le potrà scoprire, che sono talmente piccole. Dopo 100 anni ci siamo riusciti, quindi aveva ragione, sì e no, ma dopo 100 anni ci siamo riusciti, ma vedeva molto lontano. Potrebbe dirvi, l'immaginazione è più importante della conoscenza, occorre sapere vedere, guardare, anticipare. Questa immagine è l'ultima della mia presentazione. Vi mostro 3 fotografie, il Falcon Heavy che avete visto partire in una delle animazioni precedenti, l'atterraggio di 2 dei propulsori laterali e la Tesla Roadster rossa di Elon Musk che rotola verso Marte. Era il payload dummy che dava peso a questo lanciatore per potergli far fare la dinamica opportuna. Allora, tecnologia, potenza, bellezza, perché questi oggetti che atterrano come delle ballerine è veramente una roba mai vista prima, e l'effetto wow, pubblicità, sorpresa, sogno, mettetela come volete voi. Sto oggetto sta rotolando verso Marte, un'automobile della Tesla, però tutti quanti lo sanno al mondo, magari compreranno più Tesla. Lo spazio è tutto questo, è tecnologia, capacità, servizi, ma anche futuro imprevisto e sorpresa. Quindi se chiedessimo di nuovo al nostro amico Einstein cosa succederà in futuro, non ho mai pensato al futuro perché arriva così rapidamente. Grazie. Grazie mille al professor Battiston per questo impressionante talk sullo spazio. Passiamo adesso ad un altro tema veramente affascinantissimo, che è quello dell'intelligenza artificiale, che recentemente sembra essere diventato un po' materia di tutti i giorni, forse anche grazie a ChatGPT, eccetera, no? È una roba di cui parliamo tutti. Ma invece qui ce ne parla la professoressa Maria Rosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defense Technology all'Oxford Internet Institute, ovviamente dell'Università di Oxford, che ci parlerà di etica ed intelligenza artificiale. Professoressa Taddeo. Grazie, buon pomeriggio.
Allora, io ho 15 minuti e li avrei riempiti di informazioni da condividere con voi, quindi iniziamo subito. Vorrei parlarvi delle sfide dell'intelligenza artificiale. Queste due parole, sfide e etica, saranno il leitmotiv dei prossimi 15 minuti. Iniziamo cercando di capire dove siamo. Come diceva Emilia prima, c'è tantissimo hype, tantissima attenzione sull'intelligenza artificiale ed è difficile poi in realtà capire tra tutta questa attenzione che cosa è vero, che cosa è falso, cosa dovrebbe interessarci e cosa no. E quindi ci concentriamo un attimo su quello di cui non dovremmo parlare. C'è un famosissimo filosofo, Wittgenstein, che dice ciò di cui si può parlare non dovrebbe essere argomento delle discussioni di filosofia. Quindi vorrei fare un momento di, con le dovute debite, differenze, insomma, analisi wittgensteiniana, quello di cui non ci dobbiamo occupare. Così almeno una cosa è chiara in questi 15 minuti. Poi invece sposterei l'attenzione sulle sfide che dobbiamo vincere, ciò di cui invece dobbiamo parlare. E finisco con un messaggio. Allora, a che punto siamo con l'intelligenza artificiale? Questo è un survey di un anno fa, 2022, e ci dice il livello di adozione dei voice assistant in America. I voice assistant sono Cortana, Siri, quelli che portiamo nelle tasche, no? È un modo per capire quanto diffusa è l'intelligenza artificiale. Ecco, nel 2022 il 46% degli americani utilizzava i voice assistant. Secondo me, se rifacessimo il survey oggi, forse i dati sarebbero ancora un po' più ampi. Quindi c'è un'adozione dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti noi che è abbastanza radicata. E se poi guardiamo a ChatGPT o ai modelli generativi, i numeri sono ancora più ampi. Bard, che è l'AI generativa di Google, è stata integrata in un pacchetto utilizzato da 1 miliardo di persone. È 1/8 della popolazione mondiale. ChatGPT ha 180 milioni di utenti e il primo milione l'ha fatto in 5 giorni. Allora, si giustifica l'hype perché tutti utilizziamo l'intelligenza artificiale, adesso tutti preso in un concesto, diciamo, western-centric. Tutti ci giochiamo con ChatGPT, tutti ce l'abbiamo nelle nostre tasche. È davvero così? Siamo così compenetrati con questa tecnologia? Per certi versi sì, per altri no. C'era un survey che avevo pensato di inserire, ma forse hanno, questa è la versione vecchia delle slide. Ma se guardiamo invece le aziende e vediamo quanto è integrata l'intelligenza artificiale nei processi aziendali, scusate, faccio una cosa brutta e torno indietro, un survey recente ci dice che il 78% delle aziende intervistate ha, sì, un'attenzione all'intelligenza artificiale perché sta testando questo prodotto, ma solo il 28% delle aziende utilizza l'intelligenza artificiale sulla scala intera dei suoi processi. Moltissime aziende non sono ancora pronte all'intelligenza artificiale perché non c'è la cosiddetta data readiness, cioè la strutturazione dei dati tali che permetta poi di fare leva sull'intelligenza artificiale. Per tante aziende la scelta è una scelta di sostenibilità, l'intelligenza artificiale consuma energia elettrica e inquina e quindi devono scegliere se ridurre le emissioni o invece accentuare le emissioni per migliorare i processi. Quindi l'intelligenza artificiale di fatto non è così capillarmente diffusa come uno penserebbe quando guarda questi numeri. Dove siamo quindi? Qual è il problema? La questione è che l'intelligenza artificiale sta arrivando, ma non sta arrivando come Elon Musk ci vorrebbe far credere, non è qui per predarci. È un processo di trasformazione veloce, non istantaneo e costante. E la sfida è capire che con i modelli generativi, questi nuovi tipi di intelligenza artificiale, ma anche con quelli predittivi, quelli che abbiamo utilizzato e di cui abbiamo parlato fino a un anno fa, è cambiato il paradigma. Non siamo più in una situazione di uomo o essere umano contro macchina, passiamo da questa situazione a questa. C'è un'ibridazione delle skills, una collaborazione degli esseri umani con la macchina. E questa ibridazione pone una serie di sfide importantissime. Se riusciamo a vincerle, porteremo il mondo un passo avanti. Se le perdiamo, avremo perso un treno che forse non passa più. Per vincerle serve tutta la nostra attenzione ed è per questo che le distrazioni di cui vi parlo adesso sono molto problematiche. Quali sono le distrazioni? Di due tipi, fantascientifiche ed esistenzialiste.
Quelle fantascientifiche le trovate nella Buona Fantascienza, se non l'avete letto ve lo consiglio, e questo è il libro Do Androids Dream of Electric Sheep, che ha ispirato Blade Runner. E quindi tutte le idee per cui l'intelligenza artificiale è qui per toglierci i posti di lavoro, per sopraffarci come esseri umani, distruggerci come umanità, o per essere semplicemente senziente come noi. Parola di professoressa di Oxford, fantascienza, non ci credete. Poi ci sono le sfide esistenzialiste. Se ChatGPT crea un testo, crea una poesia, se posso comporre della musica, come lo farebbe un essere umano, qual è il posto degli esseri umani? Se le macchine fanno quello che facciamo noi, come lo facciamo noi? Anche questa è una distrazione. Vi faccio capire perché in questo modo. Vi mostro adesso due immagini, due quadri. Uno è prodotto da una macchina, uno da un essere umano. Vi dico cosa è cosa alla fine di questa presentazione. Voi provate a pensare quale sia quello prodotto dalla macchina e quale sia prodotto dall'essere umano. Siccome a primo acchito è difficile capire dove sia la differenza, quello che succede è che si confonde, si pensa a questa indistinguibilità degli outcome, dei risultati. Scusate, io parlo metà inglese e metà italiano, e parlo male tutte e due purtroppo, quindi è una delle dannazioni degli emigrati. Si passa dalla indistinguibilità dei risultati alla indistinguibilità dei processi. Cioè, se ChatGPT, o in questo caso DALL-E, produce un'immagine che avrei potuto produrre io, allora DALL-E fa le stesse cose che faccio io. Una fallacia terribile. Perché DALL-E produce una cosa simile a quella che produrrei io, ma non lo fa con lo stesso processo. L'immagine artificiale non veicola una comprensione del mondo, non veicola un'interpretazione del mondo. È semplicemente un affastellarsi di pixel messi insieme su un calcolo statistico. Se non ci credete, ChatGPT 3, quindi la versione quella gratuita che utilizziamo tutti, ma è la penultima rispetto a quella prodotta da OpenAI, ChatGPT funziona così bene perché è stata allenata su 45 terabyte di dati, che se li rilegassimo e mettessimo insieme sarebbe uno scaffale lungo 300 chilometri, e con un triliardo, forse perché non è tanto OpenAI, quindi non lo sappiamo veramente, di parametri. Cosa sono i parametri? Sono le regole che dicono a ChatGPT come leggere quei dati, che calcoli statistici fare per funzionare bene. Quindi ChatGPT sa dirvi che dopo la parola, la frase «ho mangiato» segue «bene», perché statisticamente è questo l'aggettivo che troviamo nelle frasi che hanno queste parole. Ma ChatGPT non ha idea di che cosa significhi la frase «ho mangiato bene». L'elemento significativo dell'AI generativa è che invece di predire sulla base di cose già imparate, cose future, che genera, per questo la chiamiamo generativa, nuovi bit di informazione. Ma lo fa essendo un motore sintattico, cioè applicando delle regole che gli sono state date. La differenza tra noi e ChatGPT è che noi siamo dei motori semantici. Noi quelle regole le capiamo. Per ChatGPT l'immagine di un gatto è una configurazione di pixel, per noi è qualcosa con la quale c'è un'empatia, un'interazione. Se teniamo bene questo in mente, capiamo che non c'è una cosa come l'AI senziente, non c'è una coscienza, non c'è una creazione dell'intelligenza artificiale. C'è solo una macchina tanto tanto potente e tantissimi dati che le permettono di funzionare bene. Quindi archiviate le cose di cui si deve tacere, le distrazioni. Quali sono le sfide di cui invece dobbiamo occuparci? La sfida più grande che l'intelligenza artificiale ci pone davanti è questa: capire che l'intelligenza artificiale ci serve a salvare tempo ed energie. E ci serve sia a livello personale, perché tutti noi nella nostra vita affrontiamo compiti tediosi, a volte anche pericolosi, che possiamo delegare a questa macchina, ma ci serve anche a livello, direi, di società. Noi abbiamo con l'intelligenza artificiale uno strumento che ci permette di capire situazioni molto complesse e di raggiungere obiettivi altrimenti impossibili. Siamo al Verde il Blue Festival. Capire i meccanismi del climate change è un lavoro immane. È un sistema molto complesso, variabili che dipendono l'una dall'altra, externalities difficili da calcolare. L'intelligenza artificiale ci permette di fare questa cosa. Guardate alla medicina. Abbiamo una quantità di dati che ci vengono dalla genomica.
Analizzarli con l'intelligenza artificiale ci permette di avanzare la comprensione di malattie come l'Alzheimer, di cui soffriremo uno in cinque tra 15 anni, il cancro, il diabete o le malattie rare. La sfida più grande è utilizzare questa leva per raggiungere questi obiettivi. Qui ci sono molte persone più giovani di me in questa stanza, non ne sono particolarmente felice, però il problema vero è che tra 15 anni noi dovremo potervi rispondere che abbiamo fatto qualcosa con questo strumento per lasciarvi un mondo migliore, lo dico senza retorica. Allora, le distrazioni di cui parlavo prima sono pericolose per questo, perché per raggiungere questi obiettivi dobbiamo essere in grado di identificare e mitigare delle sfide concrete. Quali sono? Tantissime, ma io sono una filosofa, un eticista, mi occupo delle sfide etiche. Su questa mappa ne trovate 6. L'intelligenza artificiale che favorisce gli errori degli esseri umani. Tutti avrete sentito parlare della parola bias o pregiudizio. L'intelligenza artificiale che rimuove, mette a rischio il controllo degli esseri umani sotto questa tecnologia. L'attribuzione di responsabilità. La protezione delle nostre capacità, delle nostre skills e la protezione della nostra capacità di autodeterminarci. E poi ci sono questioni di sicurezza, con le quali però non vi annoio oggi. Di queste sfide, 3 sono particolarmente rilevanti rispetto all'idea dell'ibridazione di cui vi parlavo all'inizio. Qual è la prima più importante in questo contesto? Voi vi ricorderete qualche anno fa, quando sono diventati popolari i navigatori, che ci fu un gruppo di ragazzi in Australia che purtroppo morì perché guidava seguendo le indicazioni del navigatore ed ignorava la strada. C'erano dei cartelli grandi che dicevano Canyon, 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 le mappe di Apple non ce l'avevano e i ragazzi sono precipitati. Uno dei problemi principali che abbiamo in questa ibridazione delle skills è riuscire a far sì che la fiducia degli esseri umani e delle macchine sia appropriata. Esiste un fenomeno chiamato tech bias, per cui chiunque di noi esposto al risultato di una macchina lo accetta in maniera critica. E questa cosa genera un meccanismo di trust and forget, cioè ci fidiamo della macchina all'inizio, ci dimentichiamo che la macchina è lì e poi accettiamo in maniera assolutamente acritica quello che la macchina ci suggerisce. È un problema. Pensate ad integrare l'intelligenza artificiale nella diagnosi medica, nella difesa nazionale, nell'intelligence nazionale, nelle questioni di logistica. Perdere lo skill, le capacità critiche significa perdere il controllo di questa tecnologia. Quindi come formiamo i professionisti di domani perché questo non succeda? L'altra sfida riguarda la nostra autonomia. L'intelligenza artificiale non è un oggetto, non è uno strumento, è un agente. Interagisce tra noi e l'ambiente, media queste interazioni e più delle volte ci dà quello che in inglese si chiama nudging, delle piccole spintarelle. Hai comprato questo libro ieri, vai a guardare questo film stasera, mangi in questo ristorante, domani fai la spesa in questo posto, si chiama nudging. Quando il nudging incomincia a essere a 360 gradi e va dalla vostra spesa al supermercato al lavoro, incomincia ad erodere le vostre capacità di fare scelte. E noi non vogliamo perdere questa capacità. Questa è un'altra sfida che dobbiamo risolvere. E poi l'ultima rilevante, l'avrete sentito tutti, l'intelligenza artificiale che ruba il lavoro, toglie il lavoro. Ci sono report ogni giorno con delle cifre più o meno astronomiche su quanti posti di lavoro saranno persi, quanti ne saranno guadagnati. Io prendo queste stime veramente con tanta diffidenza, perché modellare una professione non è una cosa facile, anche lì è un sistema complesso e le previsioni sono poco affidabili. C'è stata una stima tanto tempo fa in America che diceva che ci saranno 3 milioni di posti di lavoro persi nell'ambito dell'automotive quando arriveranno le macchine autonome. 2 o 3 anni dopo l'Harvard Business Review fa uno studio e dimostra che in realtà in America hanno problemi di mancanza di automobilisti, perché anche se le macchine diventano autonome, il conducente, l'autista, non fa solo un percorso da A a B. La sua professione prevede altri compiti, scarico, carico, burocrazia. E questo l'intelligenza artificiale non lo fa. Allora, qual è la sfida qui? È fare in modo che quando deleghiamo i compiti, non perdiamo di vista le nostre expertise, la capacità di eseguire quel compito. Noi vogliamo che un medico sappia leggere una risonanza magnetica, anche se lo farà sempre l'intelligenza artificiale da domani in poi. Perché altrimenti chi interviene quando la macchina sbaglia o quando non funziona?
L'intelligenza artificiale funziona con la corrente elettrica, basta pochissimo perché la tecnologia non funzioni più. Ho finito il tempo, quindi vi lascio con un messaggio. Questo è Ulisse nel canale di Sicilia. E a me piace molto Ulisse, in questo caso l'Ulisse dantesco, quello che sta nella fiammella con Diomede, no? E lui a un certo punto racconta a Dante che hanno visto l'isola del paradiso e iniziano a remare come dei pazzi furiosi, no? E dei remi facemmo ali per la voglia di arrivare al paradiso, tanto che poi la barca, l'imbarcazione viene inabissata e Ulisse finisce all'inferno. Con l'intelligenza artificiale il paradiso lo iniziamo a intravedere, nel senso di creare un mondo più sostenibile, delle società più giuste, dei momenti di avanzamento serio della scienza. Ma se non controlliamo adesso, vincendo queste sfide, come progettiamo, come implementiamo, come utilizziamo l'intelligenza artificiale, dei remi facemmo ali, finiamo anche noi all'inferno. Grazie mille. Grazie davvero professoressa Taddeo, un altro intervento veramente di grande stimolo che ci lascia con un sacco di riflessioni da fare e di domande alle quali rispondere. Introduco adesso il terzo dei nostri leading speakers, Paolo Taticchi, professore in Strategy and Sustainability al University College di Londra, della School of Management di Londra. Il professor Taticchi ci parlerà di sostenibilità, ne abbiamo parlato tanto anche questa mattina, e ci spiegherà perché la sostenibilità è un driver di business per le imprese. Prego, professor Taticchi. Buon pomeriggio a tutti. Il tema della mia presentazione è la strategia d'impresa e il ruolo che la sostenibilità svolge all'interno delle strategie d'impresa moderne. In particolar modo andrò a parlare di tre cose. In primo cercherò di dare una definizione di cos'è la trasformazione sostenibile, perché credo che ancora ci sia tanta confusione nelle aziende quando parliamo di sostenibilità e quindi andrò a cercare di definire di che cosa parliamo. Il secondo tema che andrò a trattare è il business case, perché oggi le aziende dovrebbero avere una strategia sulla sostenibilità, perché oggi le aziende possono e devono cercare di creare valore attraverso la trasformazione sostenibile. E poi andrò a chiudere con alcune riflessioni su come implementare questo tipo di strategie sulla base di alcune osservazioni che abbiamo fatto tramite alcuni progetti di ricerca in Inghilterra. Inizio con l'andare a definire il tema della sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità delle aziende, sostanzialmente ci riferiamo al ruolo che le aziende hanno nel contesto di uno sviluppo sostenibile della società. La definizione che vedete sullo schermo è una definizione che sicuramente è familiare, perché questa è la definizione più conosciuta di sviluppo sostenibile, una definizione che è stata prodotta negli anni '80 dalle Nazioni Unite, che sostanzialmente suggerisce l'idea di preservare il pianeta e preservare la qualità di vita nel pianeta. Questa è una definizione che oggi viene insegnata nelle scuole elementari di tutto il mondo. Perché questa definizione è importante? Perché oggi ci è chiaro che questa agenda dello sviluppo sostenibile non può essere un'agenda solo dei governi. È chiaro che il business, le aziende svolgono un ruolo molto importante nel contesto dello sviluppo sostenibile della società, perché sviluppano nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove tecnologie, muovono capitali, e questo, diciamo, è necessario per rendere possibile uno sviluppo sostenibile. Chiaramente parliamo della necessità di uno sviluppo sostenibile perché è chiaro che negli ultimi 200 anni, sostanzialmente dal momento in cui abbiamo iniziato lo sviluppo industriale, abbiamo avuto una forma di capitalismo, una forma di sviluppo industriale che non è sempre stata sostenibile. Abbiamo quindi un problema da risolvere, il mondo delle aziende, il business fa parte di quel problema,
e deve far parte della soluzione. Quando parliamo quindi di sostenibilità nelle aziende, vuol dire che stiamo cercando di fare qualcosa di molto grande, stiamo sostanzialmente cercando di ripensare il capitalismo, così come l'avevamo concepito anni fa. Siamo partiti da un modello di capitalismo che era sostanzialmente stato creato per creare valore per pochi, i cosiddetti shareholders. Poi, per una serie di decenni, abbiamo cercato di spostare quel concetto e parlare di un capitalismo più sostenibile, andare a cercare di ridurre gli impatti negativi delle attività di impresa. Ma questo oggi non è più sufficiente, oggi serve un ulteriore passaggio, serve andare a costruire un capitalismo che crea realmente valore per una pluralità di stakeholders. E questo è quello che stiamo cercando di fare, e oggi si parla della stakeholder-oriented enterprise come modello di impresa che sostanzialmente si oppone alla shareholder-oriented enterprise. Questo, diciamo, comporta chiaramente una trasformazione radicale dei modelli di business, una trasformazione radicale delle strategie di impresa e una trasformazione radicale della gestione di un'impresa. E diciamo, questo processo di trasformazione oggi deve iniziare con una riflessione molto importante, cioè il fatto che i driver del vantaggio competitivo di un'azienda in qualunque settore cambiano continuamente, e oggi il tema della trasformazione sostenibile è un tema che va a impattare sul vantaggio competitivo delle aziende, va a impattare sulla capacità di creazione del valore economico delle aziende, quindi diventa un tema di strategia. Alcuni di voi riconosceranno questa pubblicità. Questa è una pubblicità che ha fatto storia, una pubblicità del 1984 che la Apple Computers lanciò per presentare il primo Macintosh. E sostanzialmente il tema della pubblicità era quello di rompere dei paradigmi. All'epoca il paradigma era che il computer era un qualcosa per pochi, che c'era un dominio e un brainwashing che era stato fatto dall'IBM, e l'Apple andava a proporre qualcosa di completamente diverso. Oggi, quando parliamo di trasformazione sostenibile, ci sono dei paradigmi che dobbiamo andare a rompere. Quali sono? Il primo è che la sostenibilità non è un tema di CSR, cioè per tanti anni la sostenibilità è stata affrontata come un tema filantropico, l'idea di give back, l'idea di andare a reinvestire parte del fatturato, parte del profitto per attivare iniziative ad impatto positivo sulla società, sostanzialmente come forma di compensazione per gli impatti negativi. Il secondo paradigma che dobbiamo rompere è che la sostenibilità non è un tema di compliance. Se è un tema di compliance, non c'è niente fondamentalmente di strategico. Il terzo paradigma che dobbiamo rompere è che la sostenibilità non è un tema di reportistica. Continuamente le aziende, quando parlano di sostenibilità, parlano di reportistica, non capendo che la reportistica altro che non è un momento di trasparenza su quella che è la performance aziendale su tematiche ESG. Quindi la sostenibilità va affrontata come un tema di pianificazione, bisogna pianificare sulla sostenibilità. L'aspetto di reportistica è un qualcosa, diciamo, che viene molto dopo. E poi vediamo da una serie di anni in cui diciamo, è chiaro che ci sono dei rischi associati al non essere sostenibile, e questo, diciamo, per esempio è una prospettiva che ormai è chiara al mondo degli investitori e al mondo della finanza, però quella non è solo l'unica prospettiva che bisogna adottare quando parliamo di sostenibilità, non è solo un tema di rischio, c'è anche un tema di opportunità che deve far parte del modo di fare strategia delle aziende. E quindi per trasformare un'azienda dobbiamo sostanzialmente andare a ripensare i processi di decision making, dobbiamo andare a integrare le logiche ESG su tutti i livelli. E per far sì che questo sia possibile dobbiamo definire la sostenibilità in maniera corretta. Io ho
diciamo, l'opportunità di lavorare con imprenditori, manager, aziende di tutto il mondo. Sono arrivato ieri da Riyadh, dove ho fatto un esercizio con un gruppo di managers di una grande azienda pubblica dell'Arabia Saudita, dove gli ho chiesto di scrivere una definizione di sostenibilità. Un gruppo di 25 persone ha dato 25 definizioni diverse. Questo perché? Perché molto spesso quando parliamo di sostenibilità la mente va immediatamente su tematiche diverse. C'è chi pensa al tema della decarbonizzazione dei cambiamenti climatici, c'è chi pensa al tema dell'economia circolare, c'è chi pensa al tema degli aspetti etici legati all'attività d'impresa, c'è chi pensa al tema delle politiche di HR. E tutte queste sono tematiche che effettivamente fanno parte della sostenibilità e quindi bisogna cercare di definirla. Nel libro che ho pubblicato 2 anni fa ho fatto un'attività di ricerca finalizzata a cercare di capire quali sono i pilastri della sostenibilità moderna. E secondo me i pilastri della sostenibilità moderna sono 4. Il primo è il tema del purpose aziendale. Quando parliamo di purpose sostanzialmente ci riferiamo al ruolo, alla mission di un'azienda dal punto di vista sociale. Quello che un'azienda può e deve fare per lasciare un impatto sulla società dove opera. E oggi c'è evidenza scientifica che le aziende purpose driven hanno una performance finanziaria maggiore e un'evidenza scientifica sul fatto che ad esempio i purpose-led brands, quindi brand che spingono le tematiche e narrative legate a un purpose forte aziendale, sono in grado di sviluppare dei legami con i propri customer più forti e questo ha un impatto positivo sulla customer loyalty e ultimamente sulle vendite. Il secondo pilastro della sostenibilità moderna è il tema della creazione del valore condiviso. Quest'idea che oggi le aziende non possono creare valore solo per pochi, per gli shareholder, ma devono cercare di creare valore per una pluralità di stakeholders. Quali sono gli stakeholders? Gli impiegati, le comunità locali dove operano, i fornitori e tanti altri che fanno parte, diciamo, delle attività di impresa. Il terzo elemento è quello di andare a integrare le tematiche ESG nel decision making. Nel momento in cui io faccio quello, vado a guardare i problemi legati all'attività aziendale in maniera diversa e di conseguenza vado a cercare soluzioni diverse. Se prima ottimizzare la logistica in un'azienda voleva sostanzialmente dire andare a cercare di ottimizzarla dal punto di vista del costo, dal punto di vista della velocità, dal punto di vista della flessibilità, oggi vuol dire anche andare a ottimizzarla dal punto di vista, ad esempio, delle emissioni di CO2. E quindi sostanzialmente cambia il problema, dobbiamo andare a trovare soluzioni diverse perché il problema è diverso. L'ultimo aspetto, l'ultimo pilastro, è che diciamo, un approccio moderno alla sostenibilità d'impresa dovrebbe essere legato a creare valore economico, quindi sostanzialmente a integrarla al processo di creazione di valore di un'azienda e quindi integrarla nei modelli di business e nella strategia. Questa è una definizione che io ho proposto nel libro che vi dicevo ho pubblicato 2 anni fa e sostanzialmente vedete che la definizione che io propongo di sostenibilità è una definizione molto orientata al profitto, molto orientata alla strategia. E questo credo sia fondamentale, perché la realtà dei fatti è che quando dialoghiamo, parliamo con aziende for profit, la loro mission primaria non è quella di salvare il pianeta. La mission primaria di un'azienda for profit è creare profitto. E quindi la sostenibilità deve essere una narrativa allineata con quella che è la mission primaria di un'azienda. Non può andare in opposizione. Il business case. Qui potrei parlare per ore, ma andrò molto veloce. Perché oggi le aziende lavorano su questa tematica? I motivi sono tanti. Sicuramente c'è un aspetto di leggi che diventano sempre più pesanti sull'attività d'impresa. E qui, diciamo, ad esempio abbiamo l'impatto oggi della nuova regolamentazione europea sulla reportistica, sui temi di sostenibilità, che vuol dire sostanzialmente che nei prossimi 2 anni qui in Italia ci saranno quasi 20.000 aziende che andranno a produrre report di sostenibilità per la prima volta.
c'è il tema degli standard legati alla sostenibilità e legati ad esempio alla reportistica di sostenibilità. C'è il tema di un intero ecosistema che 20 anni fa non esisteva. Oggi abbiamo ad esempio le agenzie di rating che ogni giorno vanno ad analizzare la performance ESG di aziende, di grandi aziende di tutto il mondo, e questo va a impattare ad esempio sulla capacità di queste aziende di attrarre capitali. Abbiamo la pressione che arriva da tanti stakeholder, e questo cambia da settore a settore. Magari nel settore oil and gas in Italia la pressione, la spinta alla trasformazione ecologica, alla trasformazione sostenibile viene dal governo. Se siamo nel fashion in Inghilterra, la spinta alla trasformazione sostenibile magari viene dai consumatori. Diciamo, da dove viene la spinta non importa, ma quello che importa è riconoscere il fatto che oggi le aziende sono sottoposte a delle pressioni su questo tema, e questo è un elemento forte del business case. Tanti studi fatti da società di consulenza e da accademici riconoscono sostanzialmente 4 benefici principali legati all'integrazione della sostenibilità nella strategia. Un impatto positivo sulla reputazione di un'azienda, la capacità di aumentare le vendite e il fatturato, la capacità di gestire meglio i rischi legati alla non sostenibilità e la possibilità di andare a ridurre i costi legati all'attività d'impresa, perché sostanzialmente la sostenibilità a livello di operations è diciamo legata ad ottimizzare le operations, quindi si porta dietro un beneficio sul fronte costi. L'impatto reputazionale è enorme. C'è questo studio che ha fatto scalpore 2 anni fa, che sostanzialmente ha suggerito che oggi il 40% della buona reputazione di un'azienda è spiegato, è legato alla sua performance su temi di sostenibilità. C'è poi un altro aspetto molto interessante, che è il legame fra la performance ESG e la performance finanziaria. Oggi abbiamo, diciamo, l'evidenza scientifica che c'è una correlazione positiva sul tema performance ESG, performance finanziaria. Non abbiamo ancora l'evidenza scientifica sulla casualità, cioè non possiamo dire che necessariamente un'azienda che è in grado di aumentare la propria performance ESG automaticamente ha una performance finanziaria migliore. Ma se guardiamo la big picture, e quindi quello che sta avvenendo nelle aziende di tutto il mondo, vediamo che a tutti gli effetti le aziende che sono performanti dal punto di vista finanziario sono anche aziende che stanno lavorando bene sulla sostenibilità. E quella, diciamo, è una correlazione molto importante. Come quindi dovrebbero ragionare le aziende sul tema? In primis c'è una riflessione da fare sull'aspetto temporale. Quando parliamo di strategia, le tempistiche sono sempre importanti. Se ci dimentichiamo per un attimo il tema dell'impatto reputazionale, il business case per la sostenibilità è sostanzialmente basato su 2 pilastri: la capacità di gestire rischi legati ai temi ESG, la capacità di esplorare opportunità commerciali legate alle tematiche ESG. Allora, oggi in ogni settore industriale, in ogni paese del mondo, siamo in grado di identificare delle aziende che hanno spinto delle strategie che potremmo definire first mover, cioè stanno cercando a tutti gli effetti di costruire dei brand sostenibili, stanno cercando di essere le più performanti nel loro settore. Ci sono poi tante aziende che stanno diciamo oggi lavorando su queste tematiche, quindi in qualche modo hanno un comportamento da follower. E ci sono tante aziende che ancora non stanno riflettendo su questa tematica, quelle che io chiamo late transformers, quelle che saranno dei late transformer. E questo, diciamo, è un comportamento dal punto di vista strategico secondo me molto rischioso, perché un'azienda che sarà una late transformer sostanzialmente è un'azienda che si troverà a gestire tutti i rischi legati alla sostenibilità e non sarà in grado più di esplorare le opportunità commerciali legate alla sostenibilità perché sono state esplorate dai competitor. E quindi, diciamo, molto pericoloso come comportamento dal punto di vista strategico. Quest'estate è uscito il mio ultimo libro sul tema dell'implementazione delle strategie di sostenibilità. Quello che abbiamo fatto su questo libro è stato sviluppare 12 casi studio di grandi aziende che stanno lavorando seriamente
sul tema della sostenibilità. Ci sono anche alcuni casi italiani, c'è il caso di Enel, c'è il caso di Yamamai, c'è il caso di Leonardo, ma ce ne sono tanti altri di vari settori industriali e di vari paesi del mondo. E abbiamo cercato di studiare quella che è la best practice emergente, cioè quello che funziona quando le aziende cercano di spingere questo tipo di strategie. E abbiamo sostanzialmente identificato 10 elementi emergenti dal punto di vista della best practice, ma ne voglio condividere con voi solo 3. Il primo, l'importanza di avere dei piani di monetizzazione della sostenibilità, quindi non focalizzarsi solo sull'elemento gestione del rischio, ma avere un approccio commerciale alla trasformazione sostenibile. Questo è un qualcosa di importante perché permette alle aziende di creare valore. Abbiamo trovato, in queste aziende che abbiamo studiato, abbiamo visto l'importanza di avere dei leader aziendali che credono veramente sul tema della sostenibilità e forme di governance che sono ripensate per agevolare questi processi di trasformazione sostenibile. E in ultimo abbiamo trovato in tutte le aziende che abbiamo studiato che il verde e il blu vanno insieme, cioè che la trasformazione digitale è un qualcosa di fantastico se sviluppata in parallelo con la trasformazione economica e sostenibile. Nel chiudere vi segnalo un progetto che abbiamo lanciato da qualche mese a UCL. Questo è un progetto sponsorizzato da due aziende italiane dove stiamo lanciando un osservatorio nazionale sulla sostenibilità delle piccole e medie imprese italiane. E questo, l'obiettivo è quello di fare una fotografia su come le piccole e medie imprese italiane stanno lavorando su questo tema e andremo a condividere i risultati a breve. Grazie mille. Grazie professor Taticchi. Ecco, arriviamo all'ultimo dei nostri quattro leading talk con il professor Marco Taisch, docente del Politecnico di Milano, presidente di MIX, Made in Italy, circolare e sostenibile, che con il suo speech peraltro poi darà il via ai lavori che seguiranno, che sono tutti dedicati alla fabbrica del futuro, alla manifattura italiana sostenibile e circolare. Prego professor Taisch. Buon pomeriggio. Dopo c'è un proverbio che dice, l'applauso dopo, vediamo, dipende da quello che vado a dire. C'è un proverbio che dice non c'è due senza tre, quindi vi beccate anche il terzo professore universitario uno dopo l'altro, quindi spero di non tagliarvi troppo. Allora, quando ho iniziato a preparare questa presentazione, ho provato, visto che siamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, ho provato così in qualche modo a sfidarla anch'io, e ho scritto fabbrica del futuro, immagini, e quello che mi è venuto fuori è questo. E quindi potete capire come io abbia avuto un moto in qualche modo di rifiuto rispetto all'immagine che mi veniva proposta, perché le fabbriche del futuro non sono assolutamente queste. Quindi vuol dire che ancora in giro nel mondo, in internet, nella percezione comune del cittadino comune, associato al tema fabbrica, al tema fabbrica del futuro, c'è qualcosa che ancora ricorda questo fatto. È chiaro che se andiamo indietro negli anni, nei decenni, le fabbriche sicuramente erano degli elementi che inquinavano, cosa che non è assolutamente più vera oggi. E se vi racconto un fatto personale, qualche anno fa mia figlia, che è una ragazzina assolutamente sorridente, solare, torna a casa una sera, era molto scura in volto, provo a chiederle che cosa ci fosse che la preoccupasse, e lei dopo un po' dice mi ricordi che cosa fai tu come lavoro? Dico, ma lo sai, insegno a progettare e costruire le fabbriche. Dice, beh, allora vuol dire che era l'elementare, allora vuol dire che insegni ad inquinare il mondo, okay? Quindi sei brutto e cattivo. Allora, potete immaginare che un padre, quando sente dire da una figlia una cosa del genere, evidentemente si preoccupa. Allora, detto, chi te l'ha detto? Me l'ha detto la mia maestra. Allora, si è beccata 2 ore di fabbrica sostenibile dopo cena, di lezione, e poverina cadeva, però non assonnata, ma non l'ho lasciata andare a letto a dormire. Però il giorno dopo io sono andato in quella scuola, ho parlato col direttore e gli ho detto, guardate, col presidente, guardate che se questo è quello che noi insegniamo alle future generazioni, stiamo totalmente sbagliando. La settimana dopo avevo 400 bambini
davanti a me e abbiamo cominciato a parlare di economia, di sostenibilità, in tutte le sue dimensioni. Quindi, però evidentemente noi abbiamo ancora molto da fare e fare cultura, fare informazione, fare eventi come questo sicuramente servono a raccontare in maniera corretta che cos'è il futuro. Allora, se dobbiamo raccontare il futuro e dobbiamo capire le fabbriche del futuro, dobbiamo evidentemente anche come posso dire, andare a interpretare come saranno i consumatori del futuro. E i consumatori del futuro è chiaro che saranno dei ragazzi, delle ragazze che oggi noi sicuramente abbiamo definito, definiamo e continuiamo a definire dei nativi digitali. Nascono in un mondo e hanno una percezione del digitale che, lasciatemi dire, è completamente opposto, è completamente diverso rispetto a quello che magari abbiamo noi che abbiamo una certa età. Io sono nato in un mondo in cui i miei giochi erano dei giochi fisici, giocavo con l'Ego, con le figurine, con le biglie in spiaggia, e poi quando ho avuto intorno ai 15 anni mi hanno messo in mano il primo calcolatore, il VIC-20, vedo qualcuno che sorride, quindi immaginiamo, capiamo l'età, no? E poi il Commodore 64, eccetera, eccetera. Però il mio vero mondo è un mondo fisico. Per me il digitale è una proiezione di un mondo fisico. Se voi oggi parlate con un ragazzo, una ragazza che ha 12, 13, 14, 14 anni, la percezione del mondo fisico, del mondo digitale è completamente opposta, è completamente invertita, no? Se avete visto Stranger Things, dove c'erano i due mondi, no? Del mondo del sottosopra, io in qualche modo dico che questo c'è un metaverso del sottosopra in qualche modo in termini di percezione. Il mondo vero è per questi ragazzi il mondo digitale, e il mondo è il primo mondo, e il mondo fisico poi diventa un'istanziazione del mondo digitale. Allora, questa è la prima cosa che noi dobbiamo capire se vogliamo progettare i prodotti del futuro e capire quindi anche le fabbriche del futuro, perché poi questi ragazzi si troveranno a lavorare in ambienti lavorativi in cui la loro interazione col mondo fisico, col mondo digitale è evidentemente completamente opposta e inversa rispetto ai colleghi più anziani che però hanno tutto il know-how aziendale, hanno il know-how di quei prodotti e che quindi approcciano il lavoro in una maniera diversa. Però, e abbiamo parlato di sostenibilità, chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo quadro, oggi sono anche, io credo che dobbiamo definire i nativi sostenibili. L'altra figlia, questo quindi è una storia un pochino più vecchia perché questa oggi ha 20 anni, una mattina abitiamo fuori Milano, quindi sabato mattina, era inverno, andiamo a fare le commissioni, la porto in macchina con me, ci fermiamo davanti alla tintoria, dico stai qui un attimo e torno subito. Sono rientrato in macchina dopo aver preso le cose che erano in tintoria e lei, seduta nel seggiolino dietro, andava all'asino, mi dice non farlo più. E io ho immaginato, dico adesso mi denuncia per abbandono di minore, era il periodo in cui qualche papà si era purtroppo dimenticato i figli in macchina. E dico, cosa hai fatto? E hai lasciato la macchina accesa, certo. Fa freddo fuori, dovevo tenerti al caldo, quindi ho dovuto lasciare la macchina accesa col riscaldamento acceso. Ma non devi più farlo. Dico, ma perché? E perché se fai così inquini, no, si forma il buco, per lei era il buco dell'ozono, ma da un bambino di 4 anni, si forma il buco, si sciolgono i ghiacci, si alzano i mari, moriamo tutti. Okay. Allora, però vuol dire che il concetto di sostenibilità è già nel DNA emotivo, psicologico, culturale di un consumatore di oggi. Oggi quella bambina oggi ha 20 anni, okay? E fra un po' diventerà un consumatore molto attivo ed è molto informato, e quindi il greenwashing non lo conoscono come fenomeno e quindi sono altamente diffidenti. Oggi stiamo lavorando con delle aziende che ci hanno chiesto di cominciare a stampare sui prodotti, a fianco della tabella nutrizionale a cui ormai siamo abituati, in qualche modo gli indicatori di impatto di sostenibilità di quel prodotto. Questo vuol dire che noi dobbiamo tracciare, mappare e usare soprattutto il digitale per andare a raccogliere dati, perché poi questi dati, queste informazioni finiscano sul prodotto. E quindi ecco che arriviamo al verde e al blu. E quindi ecco che arriviamo alle tecnologie digitali,
che se per anni abbiamo vissuto in qualche modo come degli abilitatori di ottimizzazione delle prestazioni della fabbrica, questo in qualche modo era il messaggio, no, dei primi anni dell'industria 4.0, oggi assumono e devono assumere sempre di più, e ne sono evidentemente fermamente convinto, un ruolo di abilitatore della transizione verso la transizione ecologica e verso quindi delle fabbriche e dei prodotti, da un lato, che siano sempre più efficienti. Quindi lasciatemi dire, in una ulteriore nobilitazione delle tecnologie digitali, non solo fine a se stesse, non solo fine a delle prestazioni prettamente economiche della fabbrica, ma anche finalizzate a delle prestazioni ecologiche delle nostre fabbriche. Quindi in questo senso dico un utilizzo ancora più nobile di queste tecnologie, con una complessità che è quella che deriva da questo grafico che adesso non vi chiedo di guardare con estrema attenzione, ma il messaggio qual è? Il messaggio è che noi, da quando abbiamo cominciato a usare l'information technology, in realtà tutto sommato sapevamo cosa dovevamo fare. Perché? Perché arrivava una evoluzione tecnologica alla volta. Sono arrivati prima i mainframe, bene, investiamo lì. Poi sono arrivati i personal computer, ma c'erano solo i personal computer da trattare. E poi è arrivata internet, quindi, ma era solo internet. Se guardiamo quello che sta succedendo oggi, abbiamo un coacervo di tecnologie, quindi una complessità che crea l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'IoT, eccetera, 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 e che crea una complessità di gestione, da un lato, e crea quello che diventa un digital divide delle imprese. E quindi ecco che noi italiani, che siamo pieni di fabbriche, che facciamo del nostro Made in Italy evidentemente un fattore di competitività del nostro paese, se non riusciamo a gestire in maniera adeguata, ad attaccarci a questa evoluzione, a cavalcarla, a questa rivoluzione industriale, tecnologica, digitale, rischiamo di rimanere molto indietro rispetto a quello che stanno facendo gli altri paesi. Quindi opportunità da un lato e rischio dall'altra parte, che le nostre fabbriche dovranno evidentemente gestire. Aggiungo altri ingredienti. Abbiamo cominciato a un certo punto a parlare di rallentamento della globalizzazione come uno dei nostri dei fenomeni, quindi queste filiere internazionali che si rompono. Io però credo che dobbiamo cominciare invece a parlare di qualcos'altro. Quindi, se volete, la seconda copertina dell'Economist mi piace di più della prima, perché vuol dire che c'è un'opportunità nel ridisegno delle filiere e della globalizzazione. Io non ho una risposta su quale debba essere la direzione da intraprendere, è però chiaro che non possiamo più parlare di fabbriche se non le inseriamo all'interno di filiere internazionali e di in qualche modo un sistema di ridisegno della globalizzazione, con un'ulteriore complicazione che è quella della evoluzione dei modelli di business. Qui alle mie spalle vedete, questo è un pezzo di un articolo apparso sull'Harvard Business Review del 2014, quindi non sono temi nuovi, ma sono temi ancora attuali, e questo è importante da dire, dove vedete che questo trattore, prima era un trattore, poi diventa un trattore intelligente perché gli mettiamo a bordo una dashboard che fornisce informazioni all'agricoltore, poi diventa un trattore connesso che scambia dati col sistema di gestione della fattoria, tutte cose che facciamo anche oggi nelle nostre fabbriche. Ma l'ultimo pezzo, quello del sistemi di sistemi, è in qualche modo interessante, cioè lì vedete che i dati e i sistemi informativi con i quali quel trattore o quel sistema gestionale di quella fattoria scambia dati e informazioni escono dal mondo della fattoria, che vuol dire che le nostre fabbriche, se volessimo fare il parallelo, dovranno uscire dalle fabbriche da un punto di vista dei dati, della connessione, che non vuol dire che scambiano, concetto assolutamente noto a noi che lavoriamo in questo mondo, scambiare dati con i fornitori a monte o con i clienti a valle, ma dovranno cominciare a scambiare dati in una direzione in qualche modo ortogonale. Io devo pensare di poter arrivare a fare delle previsioni di mercato prendendo dati che arrivano, abbiamo visto nella prima presentazione l'economia dello spazio, no?
magari qualche satellite che ci manda giù qualche dato di quello che sta succedendo da qualche parte del mondo, che quindi vuol dire che ha un impatto su dei prodotti e quindi su dei comportamenti del consumatore, quindi su una possibile evoluzione della domanda di prodotto. E allora io devo andarmi a prendere questa informazione da un sistema lontano, diverso da quello a cui sono abituato. E quindi arriviamo un po' alla conclusione. Le nostre fabbriche o le nostre industrie. Io adesso comincio a buttare qui una provocazione. Io ho tolto il numero 4, no? E ho anche tolto il numero 5, perché credo che è qualcuno qui sta ridendo e sa a che cosa mi riferisco. Perché forse il tema è che cercare di classificare come saranno, o di clusterizzare o di definire come saranno fatte le fabbriche del futuro, forse è un esercizio, lasciatemi dire, e dargli un nome, è un esercizio che credo diventi un vincolo alla velocità di evoluzione con la quale dobbiamo passare. E quindi l'esercizio, il giochino un po' che mi sono permesso di fare è di metterci dei colori, e quindi ho tolto anche un numero, perché quindi come saranno le fabbriche del futuro? Beh, dovranno essere, siamo al Festival del Verde e Blu, non a caso abbiamo voluto come Made in Italy circolare e sostenibile essere qui, dovranno essere blu, cioè digitalizzate, evidentemente, una cosa scontata, ma il modo in cui dovremo digitalizzarle, questo evidentemente è tutto da scoprire e fa parte delle attività di ricerca sulle quali continuamente stiamo lavorando. Dovranno essere verdi, perché il tema della sostenibilità l'abbiamo visto, i nativi sostenibili li abbiamo visti, però non dobbiamo dimenticarci, e questo rischia, è un rischio, se ce ne dimentichiamo, che dovranno continuare a essere, io ho usato il bianco in qualche modo, no, colore del candore, della pulizia, dovranno essere lean, e dovremo continuare a lavorare sul progettare delle fabbriche che da un punto di vista organizzativo dei processi siano sempre perfette e assolutamente performanti. E poi l'ultimo colore che mi sono permesso di aggiungere, il rosso, cercavo un colore che rappresentasse le persone, quindi ho detto ecco l'animo, no, del rosso, dovranno essere persone che evidentemente avranno fabbriche che evidentemente avranno le persone al centro, e non possiamo dimenticarci di questo ingrediente fondamentale. E quindi insomma l'invito è di continuare a pensare al nostro Made in Italy, e poi c'è la sessione che parla di questo, e di prenderci la pillola rossa, sapete a cosa mi riferisco, insomma, in qualche modo di guardare oltre, di non smettere di chiedersi perché e come saranno fatte, quindi continuare a fare ricerca su questi temi per continuare a supportare la nostra economia. Grazie mille.